Allora sì, Toscana Movie Nights a cura di CNA Cinema Audiovisivo della Toscana è una rassegna di 6 appuntamenti che inizia stasera 9 gennaio, è l'evento di apertura Cinema e Moda che celebra in qualche modo il connubio artigianale, il connubio artistico, il connubio culturale tra questi due grandi settori italiani e continuiamo dal prossimo martedì con 6 appuntamenti speciali, importanti, che servono a valorizzare, promuovere, rendere importante, manifestare sul territorio il cinema fatto e pensato in Toscana. È un po' il motivo per cui CNA Cinema Audiovisivo è nata, per difendere, promuovere, valorizzare, rendere palese quanto il cinema toscano è importante e può essere ancora più importante. Quindi il tentativo di mostrare quelle che sono le società che lavorano quotidianamente sul territorio e spendono quotidianamente energie infinite per produrre film importanti, per realizzare, pensare, distribuire film importanti. 6 appuntamenti, partiamo il prossimo martedì 16 gennaio da un appuntamento che ha come tematica principale la musica e le nuove generazioni, il film documentario scelto Quest'Italia suona il jazz. Presentiamo anche un teaser in anteprima di Stones in Lucca, film documentario sull'impatto che la mitica band ha avuto sul microcosmo lucchese, ospite speciale Leo Boni, e discuteremo, parleremo, affronteremo per tutta la serata il tema della musica, delle nuove generazioni, e ci confronteremo con quello che è il pubblico e con quello che sono i professionisti del settore cinematografico, un po' l'idea di fondo di quella che è la rassegna Toscana Movie Nights: far conoscere il cinema non solo da un punto di vista esterno ma anche da un punto di vista interno. Gli altri appuntamenti, 5 fondamentali, avranno una natura diversa e passeranno alla tematica ambientale con l'anteprima di Auto Change the World, il pluripremiato film su Greenpeace, fino ad arrivare a Indro, l'uomo che scriveva sull'acqua, sul giornalismo e la comunicazione, e l'evento di chiusura sul cinema, le nuove frontiere e tutto quello che il cinema potrà portare nel nostro futuro, partendo dalla Toscana.